Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione in anteprima da parte di Corsair le nuovissime Void Pro RGB. Il modello ricevuto è quello USB che ci permetterà di usufruire anche del suono 7.1 surround Dolby Digital, ovviamente emulato tramite software di gestione Corsair Utility Engine, che ci permetterà inoltre di personalizzare l'illuminazione RGB di cui questo modello si caratterizza. Come avrete sicuramente intuito, Corsair ha aggiornato tutta la linea Void, partendo dalle Void Stereo fino ad arrivare alle Void Wireless, anch'esse caratterizzate da un suono 7.1 surround, ovviamente è sempre emulato. L'aspetto principale delle nuove Void Pro è sicuramente l'adozione di nuovi driver da 50 mm che vedremo nei nostri test se apportano e hanno apportato un reale miglioramento in termini qualitativi e sonori per questo headset da gaming da parte di Corsair. Partendo dalla confezione, classico packaging delle periferiche Corsair Gaming, classico design, immagine illustrativa del prodotto, nome del prodotto, ulteriori informazioni che vengono riportate sia nella parte frontale, sia ai lati della confezione, sia nel retro della confezione stessa. Le Void Pro RGB sono esclusivamente compatibili con il PC in quanto dotate di un connettore USB. All'interno della confezione troveremo, come sempre, una quick start guide in diverse lingue, una warranty guide e un opuscolo su come smaltire eventualmente il prodotto. A seguire troviamo un inserto in spugna che potremo applicare al microfono per ridurre al minimo interferenze, fruscii o comunque altro disturbo esterno durante la comunicazione in chat con i nostri amici. Ed infine troviamo le cuffie, le Void Pro RGB. Come possiamo osservare, il modello ricevuto innanzitutto è in colorazione Total Black, che rende l'aspetto e il design di queste cuffie davvero classico ed elegante, nonché a mio modo di vedere molto aggressivo. E ovviamente il design delle Void è da sempre abbastanza particolare, in quanto se osserviamo i padiglioni possiamo vedere questa forma quasi squadrata, che rende ovviamente l'aspetto non solo molto più gradevole, ma rende anche la struttura leggermente più caratteristica alle cuffie stesse. Partendo dalla parte superiore possiamo osservare l'archetto in plastica con un inserto interno in metallo che congiunge ovviamente i due inserti in metallo laterali che mantengono i padiglioni. Possiamo ovviamente regolare l'ampiezza delle cuffie per agevolare l'indossabilità delle cuffie stesse sulla testa di ogni persona, aspetto che poi è possibile vedere anche dalla regolazione sull'asse verticale dei padiglioni stessi. Nella parte interna troviamo un'imbottitura leggermente in spugna. Rispetto ad altri headset, Corsair no, non so, ha scelto di utilizzare meno imbottitura per l'archetto e di mantenere invariata quella dei padiglioni. Infatti, se dovesse mai comprarle, potrete sicuramente notare come al tatto la spugna è sicuramente meno spessa rispetto ad altri headset, ma questo ovviamente è un aspetto leggermente soggettivo che potrebbe anche andare bene a determinate persone. Ci spostiamo ovviamente ai padiglioni che, come possiamo vedere, hanno sempre la possibilità di essere ruotati di 90 gradi sul proprio asse e quindi di essere riposti eventualmente o trasportati con più facilità. Il padiglione di destra non è caratterizzato da nessun tasto, mentre quello di sinistra non solo è caratterizzato dal tasto per attivare e disattivare il microfono, ma anche nella parte inferiore per regolare il volume e per attivare e disattivare l'equalizzatore o il Dolby Digital 7.1 surround. Il microfono, come possiamo vedere, è ad asta, è possibile fletterlo di circa 100 gradi, è stato sicuramente rinnovato anche quest'ultimo e se non andiamo errati è dotato di un LED che quando disattiveremo il microfono ci permetterà di vedere visivamente la disattivazione dello stesso. Come sempre abbiamo una finitura lucida in plastica per quanto riguarda parte dell'inserto del padiglione nella parte esterna, quindi un aspetto sotto il piano del design sicuramente molto interessante.
La parte interna, i padiglioni offrono sempre un'imbottitura buona e adeguata, con un rivestimento in tessuto traforato che sicuramente di questi tempi agevolerà di molto a non sudare. I driver interni, come abbiamo detto, sono da 50 mm, sono stati rinnovati, vedremo l'aspetto tecnico, quindi a livello sonoro, come si comporteranno durante i nostri test. Il cavo è un classico cavo con rivestimento in gomma, il connettore USB classico non placcato oro con un cappuccio in plastica per trasportare più agevolmente le cuffie e quindi eventualmente anche evitare di danneggiare il connettore stesso durante il trasporto. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com dove troverete ulteriori immagini, i nostri approfondimenti e test. E con questo è tutto, un saluto a tutto lo staff.